esiste lavoro nuovo e di qualità senza idee nuove e di qualità. Il calo degli investimenti in ricerca e innovazione è forse l'effetto più grave dell'assenza di una vera politica industriale nel nostro paese. Secondo gli ultimi dati dell'Agenzia di Valutazione del Ministero dell'Istruzione, il contributo pubblico alla ricerca universitaria è di 3 miliardi inferiore alla media OCSE. Per quanto riguarda la spesa in ricerca e sviluppo rispetto al PIL, poi, in Europa siamo davanti soltanto alla Grecia e alla Polonia. In Italia ci sono solo 4 ricercatori per 1000 lavoratori, mentre la media europea è di 7. Eppure il nostro paese è ai primi posti al mondo per produzione scientifica, sia per numero di articoli, sia per la qualità delle citazioni. E le start-up italiane conquistano spesso i mercati internazionali. Difendere il lavoro di settori tradizionali come agricoltura, industria e terziario, anche attraverso il sostegno alla ricerca pubblica e l'incentivazione di quella privata, è uno degli obiettivi del piano del lavoro CGIL. Si tratta di una leva fondamentale per risollevare l'economia e aiutare la nascita e la sopravvivenza delle start-up, che avrebbe effetti importanti sul lavoro e sul reddito di tutti.